sul diretto con i consiglieri e ho spiegato già l'altra volta, questa è la nostra intenzione da sempre, quella di rimanere sempre in contatto con la cittadinanza e di portare alla cittadinanza i contributi del nostro lavoro tecnico e politico del Consiglio Comunale affinché ci sia maggiore condivisione dati di informazione, ma anche affinché si condivida e si stimoli un dialogo sugli stessi, perché i dati non sono utili se poi non vengono tradotti in scelte politiche e in consapevolezza, e nella nostra opinione non è sufficiente che questo percorso, questo processo sia fatto da 5 consiglieri, ma deve essere fatto appunto nel modo più allargato possibile, quindi con la cittadinanza. Ed è appunto dalla cittadinanza che noi cerchiamo, con questi incontri, di riprendere anche il senso politico delle nostre scelte. Allora, oggi parliamo di noi, nel senso che Aga era, come titolo forse non dice molto, ma noi oggi parliamo proprio di noi, parliamo della nostra città, parliamo delle tariffe che andremo a pagare per la fornitura del gas, parliamo di posti di lavoro. Quindi qualcosa di molto concreto, non stiamo parlando di finanza, non stiamo parlando di prospettive industriali difficilmente comprensibili. Quindi parliamo proprio di bollette e di lavoro. Come sapete, già da un mese e mezzo, si parla di questa lettera di intenti che è stata sottoscritta dal sindaco in rappresentanza del comune di Udine con ERA SPA. Come presentarvi nel modo migliore questa lettera di intenti e tutto quello che è il progetto industriale di sviluppo che probabilmente è intenzione delle parti di mettere in atto tra ARAPE, ERA e ARAPE? Noi abbiamo deciso di dividere questo incontro pubblico in tre parti. Noi vi diremo sostanzialmente chi è Aga, poi diremo chi è ERA e poi parleremo di quelle che sono appunto le prospettive suggerite da questa lettera di intenti, anche perché abbiamo degli elementi di prima mano che vengono da quanto pubblicamente è stato comunicato dal presidente di Aga Cerutti in sede di commissione di verifica e controllo del programma. Perché c'è stata questa comunicazione del presidente Cerutti? Molto semplice: nel suo programma elettorale il sindaco Onsen diceva testualmente che avrebbe inteso promuovere e sostenere i piani strategici di Aga. Aggettivo molto forse trascurato, ripeto, i piani strategici di Aga, non i suoi, non personali. Quindi, siccome il suo programma era questo, noi abbiamo convocato il sindaco che non si è presentato e il presidente di Aga Cerutti per discutere su questo punto. Tu, semplifico, tu sindaco hai detto che avresti sostenuto i piani strategici di Aga, mentre ora fai qualcosa di molto diverso, cioè prendi degli accordi autonomi con una terza società o perlomeno ti impegni in un percorso per lo stabilito con una terza società non avendo neanche interpretato Aga. Quindi letteralmente questo non è sostenere i piani strategici di Aga. Si è presentato il presidente Cerutti che è stato molto chiaro, molto disponibile e ci ha dato molti dati per comprendere quanto sta accadendo, dati che sono pubblici perché detti alla cittadinanza in una commissione pubblica. Voi sapete anche però che questo accordo ha, perlomeno questa trattativa, ha una parte segreta. Questa parte segreta è quella che le parti, il comune di Udine ed
che nel mercato si chiama price sensitive, cioè capace di influire sulle valutazioni del titolo di ERA in borsa, perché era una società quotata. Quindi le parti hanno, il comune ed ERA hanno un vincolo di segreto tra di loro sulle trattative, quindi noi delle trattative concretamente non sappiamo niente, perché si sono reciprocamente vincolati a non dichiarare. Questo per proteggere il titolo e in borsa e quant'altro. Noi vi riferiamo quanto è già di pubblico dominio, appunto per essere stato riferito in una.